Il 5 luglio sono scaduti i termini per potersi iscrivere al campionato di basket di Serie B interregionale che nell'edizione 2024-2025 non vedrà protagonista la Diesel Tecnica Sala Consilina. Quest'anno infatti, dopo un'attenta riflessione, abbiamo deciso di non iscriverci perché purtroppo non c'erano le condizioni necessarie per poter affrontare la competizione come abbiamo sempre fatto, e cioè al massimo delle nostre potenzialità. A dare la notizia, che certamente non farà piacere agli amanti dello sport del Vallo di Diano, è Simona Sica, presidente della Diesel Tecnica Pallacanestro Sala Consilina. Il 5 luglio sono scaduti i termini per poter iscriversi alla Serie B interregionale, come insomma tutti gli anni. Quest'anno, dopo un'attenta riflessione, abbiamo deciso di non riscriverci perché purtroppo non c'erano le condizioni giuste, opportune, per poter fare un campionato come da sempre, insomma, abbiamo affrontato i nostri campionati al massimo delle potenzialità, e quindi abbiamo pensato di dedicarci al settore giovanile con più impegno e ad anche un campionato di minore, per poter però comunque onorare la maglia e il nostro territorio sempre al massimo. In questi anni abbiamo, credo, dimostrato ampiamente di voler fare sempre le cose in modo ottimale, cercando di onorare il campo, appunto, i nostri colori dovunque. Devo dire che siamo stati veramente apprezzati in tutti i campionati che abbiamo affrontato. Non dimentichiamo che dal 2016 ad oggi abbiamo vinto diversi campionati anche in successione. Forse non eravamo ancora neanche pronti a fare una salita di questo genere, però abbiamo anche partecipato a un campionato di B nazionale, dove siamo retrocessi solo perché c'è stata una riforma, altrimenti quest'anno eravamo ancora lì. Quindi abbiamo pensato, visto che non c'era la possibilità di affrontare, come l'anno scorso, come negli anni passati, un campionato al massimo livello, e visto appunto i gironi, probabilmente come sempre anche quest'anno molto difficile, con la Sicilia, la Calabria e poi successivamente Puglia ed altre regioni, non abbiamo voluto sminuire il nostro valore cestistico. Abbiamo pensato che forse è meglio stare con i piedi per terra, viste le risorse attuali, e poter dare il massimo in, appunto, nel settore giovanile e in un campionato minore, perché ci è sembrato giusto essere onesti con quello che avevamo. E quindi, proprio in virtù del nostro spirito di identità, il nostro spirito di appartenenza ad un territorio che vogliamo sempre onorare al massimo livello, a noi interessa portare la gente al palazzetto, gioire, emozionarsi, vivere di momenti come quelli che abbiamo regalato e che abbiamo vissuto insieme, che saranno indimenticabili nella storia nostra della pallacanestro del Vallo di Diano. E quindi vogliamo dare queste emozioni sempre, e quindi la nostra decisione deriva proprio da questa identità, da questa voglia di riconoscersi con il territorio, ma sempre potendo fare il massimo che possiamo. Di questi anni ci porteremo dietro veramente tanta gioia, tanta emozione, anche tanti sacrifici, perché veramente abbiamo cercato di dare il massimo in ogni cosa che abbiamo fatto. Penso che lo spirito che abbiamo avuto ci ha contraddistinto, però questo non l'avremmo potuto fare senza l'aiuto di tante persone che ci sono state vicine. Prima di tutti è la Diesel Tecnica, con tutta la famiglia Spolzino, che continuerà a starci vicino in questo nostro prossimo progetto, e tutti gli sponsor, che sono tantissimi, che da anni ci sostengono e che appunto si entusiasmano ogni volta. E poi tutti i ragazzi che ci hanno seguito dovunque, le famiglie intere,
tutto il territorio, perché siamo stati proprio abbracciati dalla gente che ci ha fatto sentire sempre il calore e la voglia. E adesso già so che sicuramente avranno voglia di affrontare nuovi percorsi e nuovi progetti insieme a noi. Quindi il ringraziamento nostro va a tutti e siamo qui, semplicemente facciamo un passo indietro per poter programmare con serenità il prossimo futuro, cercando di valorizzare ciò che abbiamo, quindi anche i nostri talenti, i nostri ragazzi, tanti giovani che si iscrivono, e di portarli avanti tutti insieme. Quindi un passo indietro per poter dare il massimo, come sempre, onorare il nostro territorio. Sicuramente nei prossimi giorni, a stretto giro, vi aggiorneremo sulle tante novità dell'anno prossimo, e su tutti i tornei, ma anche sui campionati che effettueremo, e per questo sappiamo di poter contare su di voi. Quindi vi diamo appuntamento al palazzetto, con la speranza appunto in un parquet nuovo, che è quello che ci serve da un po' di tempo e pare che ci sia la disponibilità. E ci ritroveremo tutti quanti molto presto ad emozionarci con nuove avventure.